Un cordiale saluto a tutti da Adolfo Leoni ed eccoci alla nuova puntata della Voce Altra. Iniziamo questa puntata raccontandovi di un Natale arrivato in anticipo. Stiamo ovviamente scherzando, ma girando per i vicoli dei paesi e delle cittadine ci siamo accorti che le luci del Natale sono già posizionate, come se ci fosse bisogno di questa luce nel tunnel dell'oscurità da Covid, come se ci fosse bisogno di una speranza, sicuramente c'è speranza. E poi tratteremo di un brandello di una storia minima, ma una storia importante che la grande storia ignora, un fatto riportato da un film bellissimo di un autore e regista francese. Racconta il fatto del Natale del 1914, ma non anticipiamo nulla. Poi ci spostiamo all'ospedale di Montegioglio, ospedale di comunità come si dice oggi, non più il civile di Otallevi. Perché? Perché c'è bisogno di nuovi servizi, il sindaco li chiede e vedremo a Quaroli quello che farà. Accanto all'ospedale, forse per una sua continuazione, parleremo di una proposta del generale Donnari e di un gruppo di amici, quello di intitolare l'ospedale di Campiglione di Fermo al Tiracorda, che fu un famoso chirurgo del Seicento, tra l'altro il maestro del Lancisi, a cui è dedicato invece l'ospedale di Ancona. Un sacrestano che se ne va, una storia minima, ma la storia di un personaggio che è minore per modo di dire, che ci ha insegnato responsabilità, competenza e ci ha insegnato passione. Appunto vogliamo ricordarlo per questo. Poi ci sposteremo alla pineta delle Prese di Magliano, una pineta suggestiva che pochissimi conoscono, anche coloro che girano e rigirano la terra di Marca. Concludiamo con Nino Marino, che è un compositore, un musicista e un talent scout. Buona visione! C'è un film particolarmente struggente ed illuminante, si intitola Gioioso Natale, Felice Natale, è del regista francese Christian Carion. Racconta di un fatto poco o nulla conosciuto, la grande storia infatti lo ignora. C'era la guerra, era la prima mondiale, ci si scannava fuori dalle trincee, all'interno di esse si moriva invece per congelamento, per i morsi dei topi, per la dissenteria, per i suicidi. Venne Natale, quello del 1914. I nemici si fronteggiavano, francesi, tedeschi, inglesi. Qualcuno alla mezzanotte santa intonò una nenia tradizionale. Un'altra lingua rispose dalla trincea opposta. Si levò un canto unico. Qualcuno si alzò dal rifugio, qualche altro lo fece dalla parte opposta. Chi aveva sigarette le donò al nemico, che gli passò a sua volta un pezzo di cioccolato. Era Natale. Il pargolo era nato ed era nato per tutti, nessuno escluso. Quest'anno vogliono che il nostro Natale sia ridotto. Hanno detto sobrio, senza cene in compagnia, senza abbracci e forse con messe contingentate. L'Unione Europea in verità suggerisce di fermare le celebrazioni liturgiche. Invece, cogliamo che in giro c'è ancora più voglia di Natale. Lo dicono le luci nei vicoli di Fermo e in altri paesi del territorio, lo dicono gli alberi realizzati in casa già da diverso tempo, molto prima del consueto. Lo dicono i presepi, anch'essi allestiti prima del tempo, come a sottolineare che c'è bisogno di luce in questo tunnel oscuro e di guardare al futuro con più fiducia, che c'è bisogno di speranza. Speranza certa, e chi più di quel piccolo pargolo che nasce per tutti? Mm-hmm.
Dicono che tre siano le caratteristiche di una civile società: lo stato delle carceri, quello della scuola e lo stato degli ospedali. Con il Covid-19, questi ultimi sono riemersi prepotentemente e drammaticamente da un certo oblio e dai miopi tagli imposti dalla politica. Ora gli ospedali, specie di periferia, tornano centrali, quantomeno nel dibattito odierno. Ma cosa si può fare per il prossimo futuro? A Montegiorgio, l'ospedale civile di Ottalevi è stato trasformato in ospedale di comunità. La nuova amministrazione regionale, fa sapere il sindaco Michele Ortensi, si è impegnata in campagna elettorale anche alla luce delle criticità emerse a causa del Covid-19, a rivedere il piano sociosanitario e quindi le strutture periferiche. Impegno da mantenere dunque, perché si dovrebbe fare, chiede il primo cittadino, è far sì che il presidio medico sia presente per le intere 24 ore contro le 12 di oggi, magari coinvolgendo nella gestione i medici di medicina generale. Riaprendo poi l'ala chiusa, i posti letto potrebbero essere portati da 20 a 40. La richiesta è anche quella di aumentare le prestazioni che possono essere eseguite senza dover ricorrere al pronto soccorso di fermo e quindi intasarlo, come accade attualmente. Anche il distretto con i suoi ambulatori dovrebbe cambiar pelle, con la futura presenza di tutti gli specialisti che si occupano delle branche principali della medicina almeno due volte la settimana. Ciò non accade ora, spiega ancora Ortensi. Anzi, spesso, alcuni settori importanti e fondamentali sono completamente sguarniti. Acquaroli e la sua giunta sono avvisati. Tener fede alle promesse ora è d'obbligo. Restiamo quasi in tema. Eccola, Alteta, il borgo antico che ha il centro storico deserto, più nessun abitante, e che ha la piazza a ferro di cavallo, quasi come Siena, facendo le dovutissime proporzioni. Vi si accede dalla porta medievale oggi puntellata, di fronte la grande chiesa parrocchiale e poco di lato il palazzo Tiracorda. Secolo XVII. Giovanni Tiracorda ne fu uno dei proprietari. Personaggio importante che visse nel 600 e diventò primario presso l'ospedale Santo Spirito in Sassia, adiacente al Vaticano, e rinomato archiatra pontificio per oltre un trentennio, e quindi il medico del Papa. Le sue spoglie riposano nella chiesa romana dei Marchigiani. Il pittore Pier Leone Ghezzi lo raffigurò di aspetto gioviale e anche un po' grassottello. Ma il punto fondamentale è che il Tiracorda fu il maestro di Giovanni Maria Lancisi, cui è dedicato il presidio monospecialistico di alta specializzazione all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria degli ospedali riuniti di Ancona. Il Lancisi è famosissimo come polo cardiologico marchigiano ed è di questi mesi la convinzione del generale Anselmo Donnari e di alcuni suoi amici. Anselmo Donnari è un cultore di storia, di non lasciare il Tiracorda nell'ombra, ma di dedicargli il futuro ospedale di Campiglione di Fermo. Verrà accettata? Staremo a vedere. C'è una cosa che sfugge e questa cosa si chiama responsabilità, si chiama attaccamento al proprio lavoro, si chiama condivisione e alla fine si chiama anche amore. Amore per le cose che si fanno, dove si mette tutto il nostro essere. Parleremo oggi di un minore, secondo i criteri del mondo, ma di un minore per modo di dire, di quelli che in silenzio, senza vetrine e pubblicità, tirano avanti questo nostro paese.
Per 21 anni Alberto Andrenacci è stato il sacrista del Duomo di Fermo. Ci piace di più il vecchio termine di sacrestano, ha più sapore, è più popolare. Domenica 29 novembre è stato il suo ultimo giorno di impegno prima della pensione. Alla messa delle 12, celebrata dall'arcivescovo Pennacchio, lo hanno salutato e ringraziato in tanti. Vogliamo ricordarlo come sempre ci è apparso, un sacrestano in movimento, chilometri al giorno all'interno della grande cattedrale. Lui ne ha avuta e sentita tutta la responsabilità. Amala come se fosse tua, gli disse l'arcivescovo Monsignor Gennaro Franceschetti, che gli diede l'incarico su segnalazione di Monsignor Alfredo Bondi, a sua volta invitato a farlo da Monsignor Mario Lusek. Alberto lo ha fatto sino in fondo, ha spazzato l'infinito pavimento, ha lucidato a specchio le suppellettili, ha tolto la polvere agli arredi, ha preso nota dei matrimoni, ha controllato e sostituito le lampadine ai tanti lampadari delle navate. Quante? Circa 300. E poi? Ha fatto di tutto, meno che, ricorda oggi con il sorriso da buono, celebrare messa e confessare. Però gli è capitato anche che una bella turista finlandese glielo abbia chiesto. Non l'ha confessato, ovviamente, ma ci ha parlato a lungo. Buona pensione, allora, Alberto Andrenacci. La zona è stupenda. Ed è una scoperta anche per chi la terra di Marca la gira e la rigira. Siamo alle Prese di Magliano. Il fiume è a due passi. Una serie di costruzioni basse ad un piano si rincorrono. Alcune sono state restaurate con la pietra antica, altre mostrano ancora le balaustre di un tempo che proteggevano le donne intente ad intrecciare il vimine. Due colonne ai lati della strada ed un viale a cui purtroppo sono stati sradicati gli alberi. Poi in fondo un sentiero che corre parallelo al fiume. Si procede per alcuni minuti e si sbuca in una grande, estesa, lussureggiante pineta che lascia a bocca aperta. Come per dire, ma come? Nessuno la conosceva una cosa così suggestiva? Sino a qualche settimana fa, un'impresa locale tagliava i pini attaccati da un punteruolo maligno, quasi un Covid delle piante. La zona è gestita dal consorzio di bonifiche. Più oltre c'era, e forse ancora opera, una pantiera. La pantiera è un luogo recintato dove le acque del fiume consentono la crescita delle anatre. Il comune di Magliano di Tenna, insieme al consorzio di bonifica, è intenzionato a concedere l'area ad un gruppo che opera nell'ambito dell'ecologia integrale e che ne ha fatta richiesta per allestirvi una casa verde, realizzando così corsi di educazione ambientale, cammini, luogo di posta per cavalli e itinerari in bike. La filosofia del gruppo, che si è fatto avanti, è che la custodia della terra spetta ad ognuno di noi. Per troppi anni abbiamo solo depredato e impoverito la natura, abbiamo dimenticato il verde, scordato i fiumi, abbandonato le montagne, deforestato le aree collinari, cementificato i paesi, lasciato morire i borghi ed ora la terra ci chiede il conto. La crisi ecologica che stiamo vivendo è la crisi stessa della civiltà tecnico-scientifica e delle sue conseguenze. Alterazione del rapporto uomo-natura, smisurata volontà di dominio, consumismo, rapina delle risorse. Occorre allora reagire in fretta e in fretta assumere una diversa mentalità. Paroliere, un poeta, un compositore e anche un tale scout. Nino Gaetano Marino continua infatti la sua incessante opera di stesura testi e a volte di musica pure, quasi artigiano della parola. Recentemente ha realizzato per il cantante 18enne Lorenzo Fiorini i brani Giovane Dea, Il desiderio di te, Vivi e lascia vivere, edizione e produzione I Nomadi. Dal prossimo marzo queste canzoni saranno in programmazione sulla rete albanese RTV Clan. Sempre per le edizioni Nomadi, vogliamo ricordare il fortunato lavoro di qualche anno addietro, Lascia il segno, T
titolo dell'omonimo album. E altri testi sempre per il gruppo più longevo d'Italia fondato da Beppe Carletti, Figli dell'Oblio e Animante. Composizioni contenute nel CD e DVD live 24esimo tributo ad Augusto D'Aolio e in altri 6 album di gruppi vari. In questo periodo Nino ha scritto 6 testi contenuti nel CD inciso dal tenore Marco Berti e altrettanti ne ha stesi per l'antologia I miti della canzone italiana riguardanti anche Nilla Pizzi. Nei mesi scorsi Marino ha pubblicato anche una raccolta di testi e racconti inediti dal titolo I legnanesi per i bambini. I legnanesi, con cui Marino collabora, lui milanese, sono un gruppo teatrale originario di Legnano. Nino Marino è nato appunto a Milano nel 1963 e risiede a Fermo, dove insieme a suo figlio Giulio Maria Marino, musicista, gestisce Animante, una micro edizione musicale. Abbiamo concluso così la nuova puntata della Voce Altra. L'appuntamento è per la prossima settimana.